Abbiamo la vostra stessa impazienza che su ogni aspetto della morte di suo fratello si faccia piena luce e che ci siano infine le condizioni per adottare i conseguenti provvedimenti verso chi ha mancato ai propri doveri e al giuramento di fedeltà. L'ha scritto di suo pugno in una lettera recapitata a Ilaria Cucchi il generale dei carabinieri Giovanni Nistri, preannunciando la costituzione come parte civile dell'arma dei carabinieri al processo per Stefano Cucchi e soprattutto, se ci pensate, preannunciando alla fuoriuscita dall'arma dei carabinieri di eventuali colpevoli. Sembra una lettera semplice e invece è una svolta, ma è una svolta vera e propria, perché questa lettera, oltre che essere ovviamente balsamo di solidarietà per la famiglia Cucchi, per Ilaria, per ciò che è stato Stefano, in realtà smentisce due dicerie che sulla vicenda Cucchi continuano a imperversare sui giornali, sui social e soprattutto da parte di qualche patetico politico di primo grado. Primo, l'arma non è una corporazione in cui sono tutti belli, brutti, educati, intelligenti e gentili. E tantomeno sono tutti brutti, sporchi, cattivi, criminali. Come tutti i gruppi umani, è fatta di buone persone e di persone meno buone. Sono le cosiddette mele marce, no? Dico, ma valgono per tutti, valgono per i calciatori, per i geometri, le casalinghe, gli scrittori, gli sportivi, gli architetti, gli avvocati. Funziona così, da sempre. Dico, non saperlo o fingere di non saperlo mi sembra un'assurdità. Il giochetto di difendere la spada tratta, di dire io sto dalla parte dei carabinieri come twitta il ministro dell'inferno, è un giochetto che viene smentito dalla costituzione dell'arma come parte civile. Anche loro, come tutte le persone normali o normodotate, stanno con le vittime, punto. I carabinieri hanno una storia, non hanno bisogno di difensori, di adulatori tra i politici, tra i ministeri o tra i commentatori di Facebook. Si difendono benissimo da soli. Secondo, Stefano Cucchi non doveva morire. Se poi, secondo qualcuno di voi, se l'è meritato, è qualcosa che gestite con la vostra coscienza, se ne avete. In uno stato di diritto non deve morire nessuno nel momento in cui è affidato alle mani dello Stato, per qualsiasi motivo. E il vostro spirito vendicativo non ha niente a che fare con quello che dice la legge. E vi auguro, tra l'altro, di non ritrovarvi mai o di non avere mai un parente che si ritrovi in una simile situazione. Volendo poi esagerare, ce n'è anche un terzo. Ilaria Cucchi è sempre alla ricerca di visibilità. Sì, ma non per se stessa. È alla ricerca di sensibilità e visibilità per una storia che grazie alla visibilità è stata disseppellita, perché altrimenti giacerebbe lì, silenziosa, come farebbe comodo a molti. La vicenda Cucchi è una vicenda che tanti, troppi e molto importanti avrebbero voluto mettere a tacere. Buon martedì.